Fratelli d'Italia torna ad analizzare il voto e la vittoria. Stavolta lo fa nello stesso giorno in provincia di Pescara e in quella di Chieti. Nella sede della provincia di Pescara si sono ritrovati gli esponenti del partito, con Guerino Testa, neodeputato, che sottolinea il suo impegno non solo per la provincia pescarese, ma anche per la costa teramana, visto il collegio dove è stato eletto. Ma parlare oggi di primo provvedimento mi sembra un po' prematuro perché ancora non facciamo riunione del gruppo, ancora non parliamo con chi saranno i nostri capigruppo, però posso dire con molta chiarezza che sarò onorato di rappresentare l'Abruzzo, le istituzioni abruzzesi a Roma. Il mio impegno sarà quotidiano e quindi sarò a disposizione, così come lo sto facendo oggi in Regione Abruzzo e l'ho fatto anche in altre istituzioni, oggi ancora di più per la Regione Abruzzo e per gli abruzzesi a Roma. Un risultato elettorale straordinario, ma quanto ha influito l'effetto Meloni? Effetto Meloni è preponderante, ma è stato preponderante il lavoro di tutta la comunità di Fratelli d'Italia. Tutti i parlamentari sono frutto di un lavoro eccezionale che tutti gli amministratori, dal Comune più piccolo fino alla Regione, hanno profuso in questi mesi, in questi anni. Un lavoro fatto di confronto, un lavoro fatto con proposte, con studi, con analisi, con dossier e con un impegno quotidiano. Momento di riflessione tra bilancio e futuro anche in provincia di Chieti, dove si sono ritrovati gli esponenti di Fratelli d'Italia. Il coordinatore provinciale Tavani parla con una punta di orgoglio e sottolinea. Siamo il primo partito in tutte le città e i grandi centri dove governa il PD e il centro-sinistra. Credo che la risposta della provincia di Chieti sia stata molto importante. Noi invece abbiamo corso con ben altre condizioni sul terreno, non avevamo la Meloni candidata, non avevamo Guerino Testa e avevamo uno splendido, autorevole senatore Bagnai, che comunque, voglio dire, ha portato voti alla coalizione, ma attraverso il voto alla Lega. Primo obiettivo, valorizzare la provincia di Chieti. Noi siamo la provincia che oggi garantisce il 40% del PIL regionale, la provincia con una situazione orografica e di estensione è più importante. Quando si parla di turismo, negli ultimi anni si parla solo e sempre di Costa dei Trabocchi, quando si parla di aree protette, si parla della provincia di Chieti, quando si parla di zone industriali ad altissima densità e soprattutto ad altissima produzione di PIL si parla della provincia di Chieti. Ecco, io spero e sono sicuro che il partito non faccia sentire Chieti ultima.